Spalletti che Fabio sembra anche un po' più sereno rispetto a ieri. Cosa ha sbagliato Spalletti nella gestione dell'Inter nella gara con l'Atalanta? Di giocare contro l'Atalanta, te l'ho detto prima, probabilmente con un'altra squadra, Ok. contro un'altra squadra del medio-alta avrebbe fatto Per alcuni ha meglio. cambiato troppo, però, soprattutto in Ah sì, ma difesa con De sì, Frey, forse avversari con la lasciati in possibilità poi panchina. di avere la pausa poteva magari tenere qualcuno, però è anche vero che se tu vuoi far nascere un gruppo, devi gestire in una certa maniera. Se poi giochi sempre con gli stessi giocatori, quelli che stanno fuori cominciano ad avere qualche malumore e è difficile da gestire il gruppo. Quindi evidentemente lui è veramente, come dichiara tutte le volte che fa una conferenza, lui sta cercando di costruire una mentalità in tutta la squadra. Certo, non saranno tutti i 23 della rosa, ma almeno averne 18 a disposizione, perché adesso ha sbagliato a fare così, ma nel momento in cui magari, guardando per esempio la situazione del Milan, ti capita un infortunio strano, un giocatore tuo che tira, fa male a un altro giocatore della tua squadra. Hai una serie di situazioni così complicate, tu devi avere dei giocatori che entrano e fanno bene amalgamati con il resto della squadra, non magari facendo troppo perché hanno lo spirito di rivalsa, ah, mi potevi mettere l'altra volta. Per me Spalletti sta costruendo con un certo criterio, proprio la mentalità della squadra e della società. Nell'Inter a volte non è così facile perché l'Inter ha un ambiente un po' frizzantino, quando fai questi errori ti amano molto ma anche pretendono molto, però oggettivamente non sta facendo male, ha fatto appunto 7 vittorie consecutive, è vicino a passare un turno di Champions che tutti all'inizio dicevano proibitivo, forse io ero uno dei pochi che non lo diceva, ma e comunque non l'ha ancora passato, però sicuramente sta facendo molto bene in Champions. Sta creando una mentalità, sta creando un ambiente, sta creando l'entusiasmo. Sbaglio una partita con una squadra ostica e agnostica, come dicevano una volta come battuta, come quella dell'Atalanta, ma forse in questo caso ci calza, che diventa difficile. Piuttosto nelle sue conferenze, nelle sue argomentazioni è un po' arzigogolato, quindi come pittore lo vedo molto barocco, poi mi dirai tu. Che pittore è Luciano Spalletti? Che artista è? Potrebbe essere un manierista più che un Ah, barocco, non è potrebbe un essere bravo, manierista, Luciano Spalletti. manierista, perché ha questa dialettica molto impostata, no? Sì. Molto. Molto, però devo dire una cosa, anche dalla mia antica esperienza di cronista che frequentava a Piano Gentile, Milanello, il centro che non era ancora un centro, insomma, gli allenamenti della Juventus, gli allenatori fanno, qualche volta fanno tantissime, abbiamo citato prima il caso di Gasperini, no? O magari Allegri che ha veramente si è messo la Juventus addosso come un guanto, però è anche vero che fanno il 30, il 40%, il resto lo fanno i giocatori. Ed è inutile se i giocatori non hanno quella capacità, magari determinata anche dall'allenatore, dal lavoro dell'allenatore, di restare, come si dice abitualmente, sul pezzo, no? Nessuno può trovare le motivazioni al posto dei giocatori, cioè sono i giocatori che le devono trovare. Perché ci sono società in cui i giocatori, non solo a causa del blasone, della storia, eccetera, le motivazioni le trovano sempre. Sicuramente la differenza la fa anche la qualità dei giocatori, però insomma. L'Inter è una squadra di ottimi giocatori, non sono così, rispetto alla qualità dell'Atalanta, sicuramente la qualità dell'Inter è superiore. Quindi io vedo più responsabilità da parte dei giocatori di quanto non ne possa Può essere anche proprio avere l'allenatore. che sia Spalletti abbia cambiato un po' di giocatori proprio perché non vedeva una
una reazione, un dei allenamenti, e quindi aveva detto gli stimolo facendo entrare un po' più negli allenamenti li vedi che... magari segnalando di questa volta cambio loro, ma la prossima volta cambio anche voi, cioè, che non state vedendo, quindi noi non lo possiamo sapere. Sicuramente questa è una cosa che Spalletti non lo dirà. Può aver sbagliato lui, ma come dice giustamente Andrea, probabilmente ha sbagliato più i giocatori, perché l'approccio in campo. Questa è la situazione dell'Inter. Focus dedicato all'Inter, Scarpini, senti bene, perché le cose non sono andate assolutamente bene a Bergamo ieri in mattinata alle 12:30 con Gasperini che ti ha rifilato un bel poker e ha detto vattene a casa. Senti bravi, bisogna riconoscere i meriti. Quando un avversario gioca molto meglio di te. Però non ce l'aspettavamo, eravate in crescita. Ma può capitare, è un incidente di percorso, a patto che sia un incidente di percorso. Allora, c'è il servizio di Valentina Ballarini un po' critica nei confronti del tuo allenatore. Sì, ma perché lei lo rimpiange per quello. Allora, la Ballarini è stata cattiva, te lo preannuncio, vediamo. Servizio firmato da Valentina Ballarini, te avevo preannunciato cattivissima. Le farò un regalo, vai. Le manderò tutte le partite dell'Inter, così se le guarda bene... E capisce che ha detto delle cose sbagliate. Vabbè, ma dai, Ballarini ti difendo io, ci diamo. Che roba è, dai! Secondo me Scarpini. È perché lo rimpiange, lei, da romanista. Lo rivoleva là, E vabbè, comunque. Allora, il servizio della Ballarini è un po' cattivo, sapendo che Scarpini, dopo aver preso comunque 4 gol, non le ha ancora digerite, quindi erano delle provocazioni e c'è cascato alla grande Scarpini. La domanda per Padovan invece di Fabrizia Greco? Sì, voglio andare da Giancarlo. Sì. La decisione di Spalletti, secondo te, di fare ancora turnover in difesa, continuare su questa linea, secondo te è giusta? Beh, guarda, io sono uno che ieri gli rimproverava di averlo fatto poco il turnover e poi mi sono accorto che in questa critica dicevo ma perché l'ha fatto in difesa, quindi ero io stesso nella critica una contraddizione, perché ci sono alcuni settori probabilmente, come dici tu, in cui non sarebbe sembra non opportuno farlo, ecco, non l'avrei fatto in difesa, però che fosse necessario il turnover in assoluto, questo sì, perché l'Inter veniva dalla partita con il Barcellona, dove aveva speso molto, dove aveva fatto tanta fatica, dove aveva poi portato a casa un risultato molto importante. Quindi io sono per il turnover, perché se una squadra non fa turnover non è una squadra moderna, non è una squadra che può giocare su più fronti molto semplicemente. Certo, ci sono ruoli e i reparti in cui te lo puoi permettere e i reparti in cui te lo puoi permettere meno, ma se ti riferisci alla prestazione di Miranda, io dico che Miranda è un giocatore eccellente sul quale l'Inter deve e può contare. Allora, anche perché questa rotazione in realtà Spalletti l'ha sempre fatta. Ieri abbiamo fatto vedere Inter TV una tabella dove addirittura la partita di Ferrara con la Spalla ha fatto 7 cambi rispetto alla formazione precedente, col Cagliari 6, mediamente la media è tra i 3 e i 5 giocatori diversi da una partita all'altra, l'ha sempre fatto. I 3 centrali, Ranocchia è il quarto, ma Ranocchia è stato molto utile nel finale della passata stagione, tornerà utile anche quest'anno, li ha sempre fatti girare perché li ha tutti e 3 caldi, li ha tutti e 3 pronti in questa maniera e lo ha fatto con tutte le zone del campo, quindi non ha fatto niente di diverso. Ieri c'è stata un'Atalanta che ha fatto un super primo tempo, che ha chiuso con un punteggio addirittura che non raccontava bene quello che stava accadendo, e poi come capita nel calcio una loro svista ci ha dato il gol del pareggio e lì onestamente ho pensato che potevamo mettere la freccia, invece poi... Mi devo fermare, ci troviamo tra poco ancora a Monday Night con l'ultimo giro su Sport Italia, ancora collegamenti da Napoli, parleremo dell'Udinese, della politica del calcio, ma attenzione anche perché bisogna andare proprio anche sui temi che riguardano il Napoli, la bassa classifica, tutto proprio negli ultimi 20 minuti. L'Entella ha vinto con il Ponte d'Arenio, trasferta 2-1, ha vinto la Triestina nei Monday Night di Serie C contro il Pordenone, Longari in 10 secondi, aggiornamento dal touch e poi fascia pubblicitaria. Vai Gianluigi. Sì, visto che abbiamo parlato tanto anche di Napoli, dobbiamo fare riferimento alla gioia di Allan che ha realizzato il sogno che aveva da bambino per lui, si parlava di una possibilità anche con la maglia della nazionale azzurra per le scelte di Roberto Mancini, in realtà il Brasile non se lo è lasciato scappare la sua prima volta con la maglia della Seleção, avrà due opportunità per esordire in queste due amichevoli, vedremo se il tecnico gli darà questa opportunità, ovvero Tite, sicuramente lui è molto felice, è bellissimo lavorare con questo gruppo di campioni, 7 anni trascorsi in Europa mi hanno fatto maturare, sono pronto e mi auguro di farmi trovare pronto anche sul rettangolo verde. Structure.